Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Un caro saluto a tutti voi presenti qui in Basilica per questa solenne celebrazione eucaristica. Un saluto particolare al nostro amato delegato pontificio, Monsignor Giovanni Tonucci, che assiste a questa Eucaristia. Un saluto a quanti ci seguono da casa, specie le persone ammalate, grazie alla diretta televisiva di Telechiara. Siamo qui per celebrare l'Eucaristia, il rendimento di grazie per il dono che il Signore ci ha fatto di Sant'Antonio. Vogliamo anzitutto riconoscerci di fronte alla grandezza dei doni del Signore, in modo particolare del suo corpo, della sua parola, riconoscerci sempre piccoli e bisognosi di essere perdonati. Eccellenza Reverendissima, fratelli e sorelle, nella sua provvidenza, a nostra consolazione, il Signore ha disposto che la lingua di Sant'Antonio giungesse a noi non corrotta. Anzitutto dobbiamo cogliere questo evento singolarissimo non come un fatto magico, un idolo, un mito o qualcosa del genere, ma come un segno concreto che il Signore ci ha lasciato, una lingua viva. La domanda più intelligente che allora possiamo farci è: perché? Che cosa vuole dirci il Signore attraverso questo segno? E la risposta la troviamo nelle parole bagnate di stupore di San Bonaventura da Bagnoregio, ministro generale dell'Ordine, quando nella prima ricognizione dei resti mortali del santo si trovò davanti la lingua incorrotta di frate Antonio, di Sant'Antonio. O lingua benedetta, che sempre hai benedetto il Signore, lo facesti benedire anche dagli altri, ora appare chiaramente quanto sia stato grande il tuo merito davanti a Dio. C'è come una profezia buona anche per noi in questa esclamazione stupita e commossa di Bonaventura. Anche la nostra lingua non subirà corruzione nella misura in cui vivrà i due aspetti sottolineati: benedire il Signore e farlo benedire dagli altri. È quanto ha fatto il santo con lo strumento della sua lingua. Ha annunciato la verità del Vangelo, ha parlato di Dio e a Dio in favore di tanti, ha ammonito, ha perdonato. La lingua del santo ci ricorda che dire bene, benedire la vita, Dio, le persone, gli affetti, passa per quel minuscolo ma decisivo organo che è la lingua, passa per il suo parlare e tacere, per la sua disciplina, che sia benedetta. È il testo di Fiorella Mannoia, l'ultimo festival di Sanremo, da cui prendo qualche verso. Che sia benedetta questa vita. Per quanto assurda e complessa ci sembri la vita, è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. Siamo eterno, siamo passi, siamo storie. Siamo figli della nostra verità, che sia benedetta la vita. Ecco, dire bene, benedire come priorità della nostra vita, che ha a che fare con il bene che sempre Dio dice su di noi. Da alcuni anni poi la nostra lingua fisica dispone di una estensione formidabile, datale dalla potenza della tecnica. Lingua sono così le mie parole sul telefonino, nel computer, nei media.
una potenzialità enorme di bene, ma anche un alto rischio di fare e di farsi male. Abbiamo così tante forme di comunicazione veloce che corrispondono a tante lingue, ma spesso ci troviamo disorientati, bombardati da notizie, commenti che ci arrivano in tempo reale. Noi stessi, con questa estensione della nostra lingua, possiamo inviare e ricevere di tutto, migliaia di parole, di immagini. Chi dice la verità? I media stessi, deputati alla comunicazione e all'informazione, spesso travisano gli eventi, entrano nella vita degli altri, chiunque si siano, in maniera non corretta, deformando l'oggettività dei fatti solo per fare audience. Uno afferma per certa una determinata realtà e un altro tutto l'opposto, sempre con altrettanta e documentata sicurezza. Di chi possiamo fidarci? Siamo spesso frastornati anche per lo stile e linguaggio incalzante, aggressivo, se non addirittura volgare. Efficace è anche per noi l'immagine biblica della Torre di Babele che troviamo nel primo libro della Bibbia, nella Genesi. Gli uomini si sentono così forti, così potenti, da costruire una torre che tocchi il cielo, ma finiscono con il non capire più ciascuno la lingua dell'altro. Il loro sogno di potenza li ha frammentati, disuniti. Non si capiscono più, mentre prima avevano un'unica lingua. Lingua è allora parlare, ma anche tacere, per attingere da dentro, dal silenzio, dal profondo, le parole da porgere. È proprio così che si parla, come recita l'antico adagio latino, ex abundantia cordis, dall'abbondanza del cuore, di un cuore buono, abitato dal Vangelo, da una coscienza che si sente responsabile della crescita dei fratelli. Ha utilizzato così la sua lingua, Sant'Antonio, parlando del Signore e indicandoci una lingua universale che tutti possono apprendere e intendere, una lingua che non mente, che conduce alla verità della vita e delle cose, è la lingua mite del Vangelo. E oggi, questa sera, che cosa potrebbe dirci la lingua del Santo? Credo che pressa poco potrebbe dirci così: fratelli, guardiamo al Signore. Viviamo una vita breve. La mia è stata un soffio di 36 anni. Per questo, finché abbiamo tempo, operiamo il bene. Mettiamo il Signore al centro della nostra vita, delle nostre scelte e azioni. Costruiamo su di Lui la nostra vita, senza inseguire cose o sogni mondani. Degno di fede, di fiducia, è Lui che ha dato la vita per noi. Non perdiamolo mai di vista, anche quando la sua parola si fa impegnativa e, come nel Vangelo di questa domenica, ci propone di amare i nemici, di essere e fare come Lui. E saremo nella pace, anche nei momenti faticosi. Percepiremo quella gioia che i nostri cuori cercano. Guardate a Lui quando siete afflitti e anche quando siete nel peccato e nelle tenebre. E io, frate Antonio, prometto d'essere sempre dalla vostra parte e di bussare con voi e per voi al suo cuore. Caro Santo, in questo giorno di festa chiediamo la tua intercessione perché la nostra lingua sia strumento di benedizione e verità, ambasciatrice di Vangelo, di vita buona. Amen.